La preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Signore Gesù, Figlio di Dio, Figlio di Maria, concepito per opera dello Spirito Santo, nato per noi. Nelle tenebre e nel freddo di quella notte e nel freddo di questo mondo, siamo venuti da te per leggere il tuo amore nell'impotenza di un bambino potente. Siamo venuti davanti a te, Signore, allargare le nostre mani e il nostro cuore, offrire a te la nostra fragilità, la nostra debolezza, e pregare il tuo amore che ci guarisca e ci benedica. Signore, guarisci il nostro abbandono al tuo amore, guarisci la nostra fede al tuo amore, tua provvidenza, presenza. Signore, guarisci la nostra preghiera. Desideriamo dirti con la nostra vita, detto all'angelo nel momento della accezione, eccomi. Gesù a te ha detto eccomi, sguardo materno pieno. Abbi pietà di noi, pietà di noi. Signore, tante volte nel nostro cuore, nella nostra vita fa freddo. Le tenebre, tante volte ti abbiamo messo da parte e abbiamo chiuso la nostra porta, e tu pure ci ami, ci salvi. Signore, ti offriamo la nostra vita, ciò che abbiamo, speranza, e con ogni preghiera, Domanda ekonomija. Sa svakim strahom i trenutkom nevjere. Samo na svoje ljubav. Credulità, solo il tuo amore ci può trasformare. Samo nas tvoja svjetlost može. Soltanto la tua luce ci può illuminare. Da postanemo ljudi koji žive i šire ljubav. Che diventiamo persone che vivono amore e lo diffondono. Che diventiamo persone dalla luce e diffondono la luce. Che possiamo credere alla forza del tuo amore nel sacramento della riconciliazione, dove tu ci perdoni e ci insegni andare avanti nell'abbandono. I nostri passi, Signore, tremano sempre in modo chiaro il nostro cammino, ma tu ci nutri, ci incoraggi, ci offri te stessa nella bellezza e nella forza della tua Chiesa. Sì, Signore, abbi pietà di noi. Merci, Gesù. Merci, Gesù. Merci, Gesù. Merci Jésus, merci Jésus, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Signore, preghiamo il tuo amore per tutti coloro che sono soli, per tutti coloro che si sentono abbandonati dagli altri, per tutti coloro che sono colpiti dalle difficoltà della vita, per tutti coloro che dubitano nel tuo amore, per tutte le persone che soffrono in qualsiasi modo. Signore, hai sofferto per la nostra salvezza. Con il tuo amore hai trasformato ogni dolore nell'amore. L'orazione, preghiera, arriva al tuo cuore. Perciò ti offriamo tutto ciò che non sappiamo nemmeno esprimere, perché tu sai tutto. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che portano la croce della malattia. Preghiamo per tutti gli ammalati gravi. Preghiamo per tutti coloro che cadono sotto il peso della loro croce. Pomozi nam čitati, Spasitelju, istu ljubav raširenih ruku. Aiutaci a leggere quello stesso amore nella mangiatoia e sull'albero della croce. Preghiamo il tuo amore che trasformi il nostro dolore la nostra sofferenza e tutta la sofferenza del mondo è scritta nel palmo della tua mano, nei tuoi piedi sulla croce. Sei Dio vivo e risorto, nostro Signore. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ammalati, se la tua santissima volontà e se per il bene dei tuoi fedeli, dona loro la guarigione che ti chiedono, pregandoti e guardando te. Anche noi, celità della nostra fede, acclamiamo dicendo: Gesù, figlio di Davide, Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. La tua benedizione, Signore, di pace, di riconciliazione e di guarigione si versi su tutti noi, su tutti coloro che sono nella nostra preghiera, sulla Chiesa e sul mondo intero. Lo chiediamo a te che vivi nei secoli dei secoli, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.